Questa giornata decisamente meteorologicamente che non attira, ma dovendo scegliere abbiamo deciso oggi brutto tempo per il primo tempo. E l'occasione di essere qui quest'oggi è la presentazione di questa iniziativa che è stata già in parte annunciata, ma più libera di definire in particolare la marcia internazionale della pace. Il convegno che si svolge parallelamente di fatto, e io avevo solo lo scopo di introdurre. Adesso lascio per iniziare la parola a Roberto, responsabile di Wichisan della pastorale sociale dell'Erba. Sì, dunque la scelta di Gorizia è una scelta sicuramente importante, perché la città di Gorizia ha una storia sicuramente ricca in Corotangue, no? Pensiamo solamente al fatto di Gorizia, che ci sentò in maniera drammatica la prima guerra mondiale, quindi con una serie di eventi drammatici saranno coinvolti fortemente. Sicuramente poi c'è stato anche il secondo conflitto mondiale, la seconda guerra, e poi soprattutto anche i lunghi anni della guerra fredda. Quindi possiamo dire che nel contesto attuale anche siccome Gorizia è anche un punto nevralgico dell'arrivo dei migranti della rotta balcanica, sicuramente Gorizia può essere considerata un laboratorio di pace, proprio per cui c'è stata un'esperienza drammatica della guerra. Gorizia può essere il contesto giusto, anche molto attuale, per avviare un processo di pace, un laboratorio di pace. Questo è essenzialmente e forse il motivo anche principale per cui Gorizia è stata scelta per vivere questa esperienza, che ha lo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone e sensibilizzarle su quello che è il grande tema della pace. Noi viviamo in un contesto purtroppo ricco di conflitti, di guerre, mentre invece è fondamentale porre dei gesti di pace, dei gesti che abbiano lo scopo di aiutarci tutti a riflettere su quello che è una responsabilità personale e civile, comunitaria e ecclesiale anche in merito al tema della pace. Questo essenzialmente mi pare che sia il motivo. Il programma credo che lo abbiate visto, comunque è stato diffuso e lo presento e lo ritrovo naturalmente il 31 presso il piazzale della Casa Rossa, dove sarà possibile usufruire del servizio della bus navetta fino a Boslavia. Alle ore 16 inizierà l'evento con il saluto del nostro arcivescovo, signor Carlo Reda Emily, e con il ricordo di Monsignor Luigi Bettazzi, che ha avuto, lo sappiamo, gran parte, insomma, in questa, in tutte le marce della pace si sono realizzate qui. Dopodiché, alle 16:30, è previsto l'avvio del cammino, che sarà lungo circa 7,5 km, e prevede varie tappe. Il primo è il passaggio vicino all'Isonzo. Ci sarà anche un coro che accompagnerà, il coro del CAI Monte Sabutino, che accompagnerà questo passaggio. E alle 17 ci sarà la prima tappa presso il convitto salesiano San Luigi. Il tema della prima sosta sarà rotta balcanica e pace, con una riflessione di padre Giovanni Lamanna, gesuita, e ci sarà anche la testimonianza di migranti, di volontari, perché lì appunto vengono ospitati e poi i ragazzi, i minori non accompagnati. Il cammino poi riprenderà alle 17:30 per giungere in pochi minuti Piazza Vittoria, che è la seconda tappa. E qui verrà affrontato il tema proprio del messaggio della giornata mondiale della pace, intelligenza artificiale e pace, un tema che sicuramente suscita curiosità, interesse,
e di grande attualità, e ci sarà il professor Luca Grion dell'Università di Udine. Successivamente alle 18:15 circa il cammino riprenderà, ci sarà un passaggio vicino alla sinagoga, e questo è un passaggio importante perché ricordo giusto 80 anni del fatto che la comunità ebraica di Gorizia è stata annientata, deportata sostanzialmente, mi pare, di Finlandes. Ecco, no, non è ritornato nessuno, quindi è giusto anche una sosta vicino a un passaggio vicino alla sinagoga. La terza tappa, invece, o prima delle ore 19, avverrà in piazza Transalpina con un intervento del professor Sylvester Gabeshak, sociologo e etnologo, sul tema Europa unita e pace. E successivamente si riprenderà il cammino per raggiungere la concattedrale di Nova Gorizia, dove ci saranno anche delle testimonianze proveniente dall'Ucraina, dalla Palestina e da Israele, e naturalmente la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal nostro arcivescovo. La celebrazione sarà trasmessa da TV 2000 e più o meno verso il 22 ci sarà terminata l'Eucaristia. Per chi vuole c'è la possibilità di continuare la preghiera in cattedrale per fino a mezzanotte. Ecco, poi ci sono tutte le varie indicazioni logistiche per chi desidera partecipare, si trova tutto sul sito, penso che lì basta dare una... Ecco, la cosa importante è questa, che la marcia non è fine a se stessa naturalmente, ma come dicevo prima ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della fraternità. Davvero, cioè, l'umanità è fatta di fratelli e sorelle, no? E quindi è ora che lo smettiamo di tirarci bombe e cominciamo invece ad allungare mani. Ecco, e ci sarà anche la possibilità di un gesto di carità. Quindi il suggerimento che viene dato è quello di dare, poi uno naturalmente fa in coscienza quello che si sente, quello che può, ma dare in corrispettivo, ecco, di una cena, in modo che il ricavato verrà distribuito equamente tra due realtà, ecco, che si occupano dei poveri. Ecco, una è a Gorizia, ci sono i frati cappuccini che ogni giorno danno circa dai 50-80 pasti, ecco, poi sai in realtà arriva i momenti, no? Quindi danno un aiuto ai poveri della città. E l'altra realtà è invece in Slovenia, sono i padri vincenziani di Mirenski Grad, anche loro offrono pasti vari senza tetto, quindi verrà divisa fra queste due realtà, una naturalmente in Italia, una in Slovenia, proprio perché la marcia è trasfrontaliera, quindi parte da Gorizia ma arriva in Slovenia, quindi è giusto che anche il ricavato venga condiviso da due realtà che si occupano dei poveri. E forse due parole vanno anche dette su quelli che sono i luoghi, ecco, dove appunto vivremo la marcia, no? Il punto di partenza non a caso è Oslavia, il sacrario di Oslavia, e dal quale si gode il panorama molto bello della città di Gorizia e di Nova Gorizia, però è un sacrario dove sono sepolti circa, gli sposi ci sono, di 57.741 soldati, quindi una cifra davvero imponente di fratelli che sono morti, ecco, in un contesto di guerra. La maggioranza sono italiani, ma ci sono anche soldati austriaci, quindi è un luogo della memoria, ecco, del primo conflitto. Ecco, il passaggio poi anche di Gorizia, no, è importante questo passaggio, è funzionale perché bisogna per forza passare per arrivare a Nuova Gorizia, ma è un passaggio anche
simbolico, perché sulle rive di Risonza morirono ben 300.000 soldati, sono cifre spaventose, e dal Monte Santo si possono vedere tre ponti che attraversano Risonza. È quasi un invito, appunto, su questo ponte, su questo fiume, luogo di morte, ci sono tre ponti, come dire, ecco, è giusto, è doveroso, è necessario costruire non solo tre ponti, ma di più ponti. E poi anche la sosta presso il convitto salesiano di San Luigi, come dicevo prima, li ospita i minori stranieri non accompagnati, cioè, ma non sono tantina di posti, ma non solo, è una sede anche dell'oratorio cittadino, dove quindi si concentrano anche gli sforzi, le energie per nei confronti dei giovani. Ci sono anche delle iniziative in atto per far incontrare, no, questi giovani che arrivano qui, adesso non accompagnati, e spingono quindi per un tentativo per promuovere anche occasioni di incontro e di integrazione. Poi Piazza Vittoria, anche questo è importante perché è un po' il cuore di Gorizia ed è il luogo che raccoglie la storia di Gorizia, dal castello alla chiesa di Sant'Ignazio barocca e i palazzi in stile austro-ungarico, quindi è un luogo importante. Dicevo la sinagoga, per i motivi già detto prima, i motivi che già avevo ricordati, e poi soprattutto il passaggio della piazza transalpina, ecco, che appunto segnava il confine tra l'Italia e la Jugoslavia prima e la Slovenia adesso, no? È un luogo che per decenni è stato appunto un confine, prima dei adesso, quindi ritorna ad essere un luogo di incontro, di transito delle persone. E poi la cattedrale, naturalmente, a Nuova Gorizia, che è stata costruita negli anni 80, ecco, in una zona periferica, quasi a dire che il cristianesimo deve stare un po' in periferia, no? Ma non importa dove stai, è importante che sia significativo, è importante che da quel luogo lì, dove celebreremo l'Eucaristia, ecco, fuoriesca un flusso, ecco, di energie positive che possono portare la pace dappertutto, più importante che ci troviamo. E come fare questo è un po'... Sì, naturalmente, il tutto è organizzato dalla nostra arcidiocesi, ovviamente, o dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali del lavoro, giustizia e pace nazionale, dall'Azione Cattolica Italiana, dalla Caritas Italiana, dal Movimento dei Focolari e da Pax Christi. Questi sono gli attori principali. Naturalmente poi c'è anche la collaborazione e il sostegno di altre realtà, nel comune stesso di Gorizia, la GESCI qui è locale, c'è anche il patrocinio della regione del Friuli e Venezia Giulia, ecco, e naturalmente la diocesi di Capodistria, ecco, quindi collaboriamo le due realtà. Mi pare di aver detto grazie padre Roberto. Adesso Elisabetta Opur del Fondo Pace di Pax Christi di Gorizia, non devo sbagliare, che ci extra più nel dettaglio il convegno. Allora, il tema del convegno annuale di Pax Christi, che anticipa la marcia della pace, è incentrato sull'intelligenza artificiale. A tale argomento sarà dedicata la mattina di domenica 31 dicembre con relatori alquanto competenti che tratteranno le infinite implicazioni esistenti nel rapporto tra crescita tecnologica e giustizia e carcere nel mondo. Nella sua prima parte, nel pomeriggio del 30 dicembre, il convegno sarà incentrato sul nostro territorio, in vista della capitale europea della struttura, proseguendo sulla linea avviata nei primi anni 90, anche grazie all'Istituto di Sociologia Internazionale e alle diverse proposte che sono state presentate soprattutto con la collaborazione degli istituti accademici boliviani, ci si chiederà: è possibile far diventare Nuova Gorizia un'Gorizia autentica e permanente capitale della pace nell'Europa e nel mondo? Con questo concetto si intende un luogo dove i popoli in guerra
possono trovare spazio per avviare le loro trattative di pace, ma anche il centro di addestramento dei corpi civili di fascia europei. Con l'aiuto scientifico delle facoltà universitarie presenti a Nova Gorica e a Porizia e con il supporto logistico fornito dal riadattamento di una delle caserme in rovina presenti in città, giovani provenienti dall'Europa e dal mondo potrebbero prepararsi a essere inviati in zone di guerra con le sole armi della diplomazia e della non violenza. Non si tratta di una forma particolare di volontariato, ma di vere e proprie figure specializzate in grado di intervenire nei conflitti portando argomentazioni e avviando i percorsi necessari a iniziare con convinzione il primo dialogo fra le componenti del conflitto. Parteciperanno filosofi come Stoyan Peko e Kirchmeier, sociologi impegnati in passato e nel presente su questi argomenti, come Alberto Gasparini, pacifisti testimoni della possibilità di avviare simili percorsi, come Gianmarco Spisa e Carlo Giabatti, giornalisti locali come Liana Mogorovic e Ivan Bianchi. Particolare importanza avrà la tavola rotonda finale, coordinata da Andrea Belavizze, nel corso della quale si ubicheranno le amministrazioni, le forze politiche, le università e i centri specifici delle tre regioni confinanti ad avviare un percorso virtuoso in grado di condurre in poco tempo a realizzare il grande obiettivo culturale, pacifista, ma anche economico e politico, se la realizzazione a Nova Gorica e Gorizia del Centro Nazionale per la Pace e la Concordia fra i Popoli. Aggiungo e concluso, vorrei aggiungere e ringraziare l'Arcidiocesi di Gorizia che ha permesso la realizzazione di questo convegno. Inoltre ringrazio le persone che con Fascisti hanno collaborato, Stefani Leon, Sergio Pratani, Paolo Giuliano, Andrea Pellavilte del Coordinamento Permanente per la Pace di Gorizia e Nova Solina, Alessandro Caputo della Sandra per la Pace dei Friuli dell'Eccia Giulia e Gianmarco Pisa dell'Istituto per la Ricerca della Pace. Grazie. Avrebbe dovuto essere qui con noi anche Don Bogdan e come sapete vicario episcopale della diocesi di Coppe per iniziative collegate anche al 2025. Purtroppo ho avuto ieri un impegno, è stato chiamato a Lubiana e santanti ci saranno senz'altro occasioni in cuore. Adesso darei la parola all'Arcivescovo Carlin. Sì, grazie. Intanto come Arcivescovo sono molto contento di questa scelta, in particolare fatta dalla Conferenza Episcopale Italiana, da Pascristi, Caritas e altri enti che sostengono questo cammino, di questa Marcia Nazionale della Pace, che vuole essere proprio anche in vista di Gorizia 2025, perché, come ho già richiamato qualche anno fa, mi piacerebbe che fosse non solo capitale europea della cultura, ma capitale della cultura europea, dove l'aspetto della pace, ma come ricordava Fra Roberto all'inizio, la nostra collocazione, no, su una realtà che ha avuto due guerre mondiali, che è stata ferita da due guerre mondiali, che si trova al confine, che in realtà è una mescolanza, non è un confine, tra la realtà il mondo latino e il mondo slavo. E quindi dice tutta la particolarità davvero speciale di Gorizia e Nova Gorizia insieme. Quindi sono molto contento che c'è questa Marcia Nazionale della Pace, presieduta anche da questo convegno davvero molto interessante, che penso valga la pena pubblicizzarlo ancora di più, perché fatto da Pascristis, sarà anche Monsignor Ricchiuti, che è il presidente di Pascristis, sarà presente qui. Parlo anche come presidente di Caritas Italiana, ero a Roma ieri, l'altro ieri, eravamo alla presidenza del Consiglio Nazionale, il nostro direttore è appena rientrato domenica dall'Ucraina, è stato sia a Kiev che a Leopoli, ha dovuto scappare dentro un rifugio perché in quel momento c'è stato un attacco missilistico, per cui ha visto anche concretamente. So, sapete che come grazie alla generosità di tantissima gente abbiamo raccolto e ci ha speso, infatti stiamo cercando soldi, 20 milioni di euro per l'Ucraina, sia come Caritas, sia in Italia che per l'accoglienza, che poi soprattutto anche in collaborazione con la Caritas. Lì sono due Caritas cattoliche, una latina e una greco-cattolica, no? Sono le due realtà
Caritas e Caritas Pesco, qui c'è un fortissimo rapporto e un sostegno continuativo. Questo per dire che c'è il tema dell'Ucraina, ma mi diceva il direttore che sono stati già uccisi anche purtroppo in Palestina degli operatori di Caritas di Gerusalemme. C'è una grossa preoccupazione. In questo momento sono due chiese in cui sono raccolti un po' i cristiani, ci diceva il patriarca, cardinale, no, che adesso è anche cardinale di Gerusalemme, che continuamente era un sorpresa per il canale Pizzaballa, che continua a avvisare l'esercito israeliano di dove si trovano queste rifugiati, queste persone che si trovano in grosse difficoltà. Questo per dire come sta andando al mondo purtroppo. Quindi abbiamo, può essere un'occasione davvero preziosa di essere un segno di pace. Poi vi lascerò anche l'immaginetta che ho scelto quest'anno come augurio, presente in realtà una preghiera per la pace, sia in italiano, in sloveno, in friulano anche, quindi proprio perché è una preghiera molto bella che dice che Dio non può accogliere chi semina, non può essere accolto da chi semina discordia e vendita o violenza, invece è accolto da chi promuove la pace. Aggiungerei soltanto, poi lascio spazio se avete, mi permette, delle curiosità, apro una parentesi, così può interessarvi. Ieri ho incontrato per caso anche Papa Francesco, ero per un altro impegno a Santa Marta e l'ho salutato ovviamente anche a nostro nome. Andavo per Girella, ma l'ho portato bene, che andava per suo conto, stavo preparando un incontro, stavo andando in una sala, allora mi sono fermato un attimo a salutarlo, in modo dall'esterno mi è sembrata che stesse meglio di quanto appariva nei giorni scorsi in televisione. Ecco, dicevo, concluderei soprattutto richiamando un aspetto, cioè che tutto il lavoro della pace, certo la marcia e il convegno sono più realtà simboliche, no? Di un lavoro che deve essere fatto quotidiano, perché la pace va preparata vivendo quelle cose, tra virgolette, che dovrebbero essere normali, che vuol dire per esempio una partecipazione democratica di tutti, vuol dire un'accoglienza verso i migranti, vuol dire garantire anche una libertà di culto. Questi giorni stanno discutendo, e invece ci deve essere, no, in Italia la libertà garantita alle persone, un'accoglienza, una conoscenza anche reciproca, progressiva, no, delle persone, quindi un crescere insieme nel rispetto dei diritti, che ovviamente sono anche doveri, no? Non ci sono mai solo i diritti, no? La nostra Costituzione italiana lo richiama continuamente, no? L'articolo secondo, l'articolo terzo della Costituzione, anche, no? Sulla libertà religiosa, l'articolo 19, sono richiami, penso, importanti, proprio perché non dobbiamo creare tensioni polemiche, dobbiamo con pazienza accoglierci, saperci conoscere. Direi che la nostra realtà, soprattutto appunto questo intreccio anche di più lingue, di più culture, mi pare da tempo ha imparato questa capacità di valorizzazione, di accoglienza, di attenzione reciproca, e anche come diocesi, in questo caso io parlo come arcivescovo, stiamo incrementando sempre più un rapporto anche con Nova Gorizia. Abbiamo avuto questo incontro molto bello con i giovani l'altro sabato, no? Con questi giovani abbiamo le città, ci rappresenta anche il vescovo. Faremo un incontro anche per esempio con la Fraternità Francescana anche all'inizio di gennaio, la domenica successiva all'Epifania, no? Quindi tutte le occasioni che ci sono per crescere, ma questo deve essere valere non solo per italiani, sloveni, friulani, ma anche con quelle persone che vengono qui da noi. Giustamente un nostro sacerdotimo Falcone recentemente mi diceva una cosa che mi aveva colpito, diceva: noi ci siamo, avevamo bisogno di braccia, ma ci sono arrivate delle persone, non soltanto delle braccia. E quindi le persone vanno accolte, certo, hanno fatto un cammino di conoscenza, di integrazione, di progressiva attenzione e di crescita anche a livello culturale. Questo penso sia un aspetto importante e serve per costruire la pace. Poi sì, si accennava giustamente, Fra Roberto accennava il tema dell'oratorio, no? Il tema anche dell'educazione dei bambini, dei ragazzi, proprio perché ci sia nella diversità un'attenzione alle persone e fare in modo che la diversità sia una ricchezza e non invece un'occasione di contrapposizione. Grazie. Grazie, e come accennava prima da Roberto, se andate sul sito della diocesi potete anche prendere alcuni particolari, c'è una parte dedicata espressamente alla marcia, ci sono le indicazioni su chi vuole dare una mano come volontario, ci sono le indicazioni anche per accoglienza magari di gruppi di ragazzi, come lo
10 persone, quindi queste sono tutte le indicazioni pratiche. Prima qualcuno diceva quante persone ci si aspetta, beh, in questi casi alcune migliaia di persone, però la cifra magari ve la daremo quando riusciremo a fare la settimana prima, tra una decina di giorni, il punto anche delle iscrizioni arrivate, che non sono onnicomprensive, perché sapete, io prima scherzavo sul tempo, ma dipende molto la partecipazione anche il tempo. In questi casi comunque un migliaio e passa di persone ci sono, sia da parte italiana che da parte slovena. Ecco, questo era nella storia. No, c'è un particolare, magari un po' curioso, che ho scoperto l'anno scorso, che dove concluderemo la cattedrale di Nova Gorica, no? Al piano inferiore ci sono delle sale di incontro, ma c'è un secondo piano inferiore, c'è un impianto atomico perfettamente funzionante. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, sono andati a verificare che fosse funzionante. C'è anche questo, concluderemo al marzo della pace proprio questa, in quella realtà. Quindi anche questo può avere un suo significato molto, molto preciso. Nella cartella vi avevo inserito anche l'omelia che l'arcivescovo ha pronunciato a fine novembre in cattedrale, in occasione della festa della dedicazione della cattedrale, in cui si sottolinea e si rimarca l'importanza per ciascuno di avere dei luoghi di culto, e quindi vale per noi cattolici nel mondo, ma anche per i nostri fratelli musulmani. Ci sembrava importante, proprio anche il tema della pace sottolineato dalla marcia, riflettere anche su questo. Se poi a questo punto ci sono domande, se no l'arcivescovo e i due relatori saranno a disposizione per interviste, se volete fare qualcosa, diciamo così, di personalizzato. E l'appuntamento per tutti, quindi al 30, al 31, con queste due iniziative. Prego. Scusate, insomma, ho uno dei collaboratori nel fight up e devo andare in sé. E praticamente aggiungere che questi giorni, precisamente sabato, a Ila per riesco a dire della base di inglese e hanno tutti i clienti. Come te? Con la proposito. E mi sono rifatto il capo, perché nella guerra non celebrare Natale quest'anno, la cosa assume un'importanza molto particolare. Quindi questa luce della pace partirà sabato mattina dalla stazione centrale di Trieste verso Ventimiglia e verso Lecce e verrà distribuita in tutta Italia. Ecco, spero e credo che verrà qui alla marcia per allietare anche il nostro ritrovo. Grazie. Yeah. Okay. Bene. Hey.